Grazie ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda la casa, quindi prodotti per la casa, ho fatto un po' di spesuccia e ho preso alcune cose che non avevo mai utilizzato. Ovviamente queste cose le ho acquistate da... Aspetta, no, ho sbagliato! Ecco qui, le ho acquistate da Acquestapone. Queste cose sono state acquistate tutte in una volta perché c'erano degli sconti che alcuni li ho scritti perché lo scontrino l'ho buttato e gli altri, se non me lo ricordo, fa niente. Allora, vi faccio prima vedere le cose che acquisto sempre perché mi ci trovo bene e quindi li acquisto. Uno tra questi è il Vanish, questo qua. Non mi ricordo se l'ho scritto il prezzo. Sì, il Vanish era 2,79 euro. Questo qua io lo utilizzo di più quando lavo le cose bianche, quindi magliettine dei ragazzi, perché molto spesso, non so se vi capita anche a voi, gli fa una specie di alone qui sotto le ascelle, anche a me capita. E sinceramente è brutto esteticamente vedere queste cose, quindi io li metto. Glielo metto qua dentro, cioè in questo contenitore. Lo metto qua dentro, lo metto dentro, lo inserisco dentro la lavatrice. Sinceramente, il suo dovere lo fa. L'ho preso un paio di mesi fa per la prima volta, perché l'avevo visto su YouTube questo prodotto e l'ho preso. Ovviamente ero molto molto scettica su questo prodotto, però devo dire che fa il suo lavoro e quindi lo ricompro tutte le volte, diciamo che o è che è scontato oppure che l'ho finito. E questo è il primo. Poi, il secondo prodotto, questo lo vedete sempre nei miei video perché lo acquisto sempre, anche diverse profumazioni. Sto parlando del coccolino, l'ammorbidente. E il coccolino l'ho preso a 99 centesimi. Questo è il fiore di loto con pompelmo rosa. Io mi ci trovo bene, la profumazione è ottima. E sinceramente io quando lavo le cose, specialmente magliettine dei ragazzi e tutto, io l'odore lo sento. Cioè io quando passo qui nel balcone, quando ci sono i panni stesi, sinceramente l'odore si sente e si sente abbastanza forte. E quindi ottimo anche questo. Poi un altro must have, tra virgolette, per quanto riguarda il lavaggio cioè come ammorbidente e tutto, è il Lenore. Questa profumazione l'ho sentita e all'inizio non mi piaceva, invece dopo, quando ho lavato i panni, sinceramente mi è piaciuta. Ha un odore di caramelle alla fragola. Ha sì, tipo caramelle alla fragola ed è molto molto buono. Questo l'ho preso Lenore a 1,10 euro. Era sempre scontato e questo si chiama Ambra e Fiori di Gardenia. A me sa di caramelle tipo alla fragola, non lo so se qualcuno mangia caramelle o gomme tipo alla fragola, questo odore. Poi andiamo avanti, sempre un altro coccolino, è sempre a 99 centesimi. Questo è Viola Ciocca e Patchouli e questa è un'altra profumazione che adoro in assoluto. Io ammorbidente veramente ne faccio fuori. Sì, mi piace tantissimo. Ne faccio fuori tantissime perché noi siamo in 5, quindi automaticamente laviamo un sacco. Poi, essendo maschi, si cambiano 3 volte al giorno, quindi automaticamente devo lavare le cose. E questo mi piace tantissimo perché fa un odore di fresco. Non è l'odore tipo di caramelle, questo odore di fresco. Io li devo cambiare tramite il lavaggio perché se io sento lo stesso odore, sinceramente mi sembrano. Le magliette, i calzini, i mutande, mi sembrano sempre lo stesso odore, quindi mi dà fastidio. Devo per forza cambiare odore. Comunque io tra Coccolino e Lenore mi trovo bene, sinceramente. Poi vediamo cosa c'è che compro sempre. Questo purtroppo è una mia pecca. Che ci posso fare? Io perdo tantissimi capelli. E infatti ogni volta il lavandino, perché io li lavo nel lavandino, non li lavo nella doccia. Ogni volta perché
li lavo nel lavandino perché, essendo capelli colorati e molto spesso faccio la maschera, rischio di sporcare tutto perché il colore dei capelli si scarica tantissimo. Infatti devo utilizzare i guanti perché sennò mi macchiano anche le unghie e quindi li devo lavare nel lavandino. E molto spesso mi capita che si ottura il lavandino per colpa mia per i miei capelli. Infatti adesso ho comprato le gialdine per metterle nello scarico del lavandino, ma questo lo compro sempre perché capita che qualche capello si infila da qualche parte e quindi lo acquisto. Questo Rapid sgorganto 1,49 euro. Mi ci trovo bene, è sinceramente ottimo. Io ne verso quasi metà, non la metto tutta, io ne metto un pochettino. Poi gli faccio andare l'acqua calda, proprio calda, 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 e dopo un paio di secondi si è sgorgato, quindi siamo a posto. Poi un altro prodotto che ho utilizzato un paio di tempo fa e l'ho ripreso perché ha un prezzo diciamo bassissimo, è lo Svelto. Questo qui è antibatterico, limone verde e menta selvatica. Allora, a me non piace l'odore del limone, dell'aceto, quelli non mi piacciono assolutamente. Questi invece li preferisco perché l'odore mi piace. Come lava i piatti, mi piace tantissimo, fa la giusta schiuma, non è troppo abrasivo per quanto riguarda i bicchieri e tutto, e devo dire che mi ci trovo bene. Molto spesso io lo aggiungo, tipo alcuni tacchini, li aggiungo allo sgrassatore che facendo una puzza pazzesca io lo metto con questo perché quando faccio tipo il frigorifero o altre superfici, se metto lo sgrassatore l'odore è troppo forte, mi gira la testa, mi viene da vomitare e tutto. Invece mettendo tipo alcune gocce dello Svelto, sinceramente posso utilizzarlo tranquillamente, quindi ha anche una doppia funzione. Comunque per i piatti mi piace tanto. E questo, se non mi sbaglio, lo Svelto l'ho pagato 99 centesimi pure. L'odore mi piace tantissimo. Poi ho preso questi due. E, se non mi sbaglio, in un altro video avete visto il formato mini, quello, la metà della bottiglietta. E quelli erano molto concentrati. Infatti erano abbastanza densi come prodotto. Però mi sono trovata benissimo. Questi li ho trovati a 99 centesimi, le bottiglie quelle più grandi, perché sono esattamente 900 ml di prodotto e a 99 centesimi l'ho voluto prendere. Sicuramente non sarà denso e concentrato come l'altro, però io mi ci sono trovata bene e quindi ho preso altri due. Come vedete, lavo tantissimo i piatti. Sempre per quanto riguarda i piatti, ho preso questo che è il Rio. Io della marca Rio ho preso soltanto i prodotti per quanto riguarda il bagno, quindi la pulizia del bagno. Non ho mai preso questo qua per i piatti. C'è scritto che con bicarbonato, mani morbide e con glicerina. È al latte di mandorla, quindi l'odore è buono. Ed è un gel concentrato, quindi io ho sentito sinceramente l'odore prima di acquistarlo e mi piaceva. Si sente proprio la mandorla, cioè il latte di mandorla. Sì, è il latte di mandorla, è pazzesco l'odore che fa. Lo voglio provare perché questo l'ho preso a 99 centesimi pure, quindi sinceramente lo voglio provare. Questo veramente non l'ho mai utilizzato. Ed è di 800 ml. Poi un altro prodotto che questo non ho utilizzato altri tipi, cioè io utilizzavo quello era con il gallo, se non mi sbaglio, la Marsiglia, ed era viola con il disegno viola. Comunque non ho mai utilizzato questo. E questo è Casa Expert, uno sgrassatore universale con olio di arancia e mandarino. L'odore mi piace, non è proprio forte forte, ma se quando io lo spruzzo diventa forte, io poi gli aggiungo un po' di detersivo, questo qua, e abbiamo risolto il problema. Questo è per tutte le superfici, sia per quanto riguarda la cucina, sia per quanto riguarda, c'è anche la fotografia delle biciclette e tutto. L'erogazione è quella normale e questo è costato 1,30 euro. Questo qua ci 1,39 euro, scusate, leggo qua, 1,39 euro.
Quindi questo lo devo provare e poi vi farò sapere. Quindi questi prodotti nuovi ovviamente vi farò sapere. L'ultimo prodotto per quanto riguarda acquasapone è questo sapone all'olio di cocco della marca Alga. Questo l'ho preso a 80 centesimi. Ho sentito delle recensioni, non vorrei sbagliarmi, ma una youtuber che seguo, Sontina F, se non mi sbaglio, ha nominato questo sapone. Se non mi sbaglio, se mi sbaglio, chiedo scusa. E quindi l'ho voluto prendere per bucato a mano. Io molto spesso alcune magliette dei miei figli oppure anche mie li lavo certe volte a mano e molto spesso, sempre per fatto del sudore oppure delle macchioline che trovo nelle magliette, spero che con questo sapone mi ci trovo bene, quindi l'ho voluto prendere. Bene, ragazze, questi sono stati tutti i miei acquisti per quanto riguarda acquasapone. Per quanto riguarda pulizia della casa, ammorbidente e altri prodotti, spero ovviamente che il mio video vi sia piaciuto e che voi avete utilizzato alcuni prodotti che vi ho fatto vedere negli altri video io. E che dirvi di più, ragazzi? Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't